Oggi studieremo un caso importantissimo, il caso Sgarbi. Conoscete tutti il caso Sgarbi e garantisco che l'artista Manetti non avrebbe mai inserito una candela in una sua opera dando un valore così insignificante alla luce. Tutta la pittura a lume di candela del Seicento divenne un genere apprezzatissimo. Per costruire i loro effetti di luce, i caravaggisti usavano delle candele che spesso entravano a far parte del dipinto stesso, concentrando l'effetto luminoso sui visi e sui corpi. Molto di più di quanto avrebbe fatto successivamente un riflettore. Caravaggio predilige invece una luce che arriva dall'esterno per mostrarci l'interno dei soggetti. Giotto e i suoi seguaci lasciavano che la luce emanasse da Gesù e dai Santi e Madonne. Se vuoi saperne di più, seguimi sul video completo di YouTube, sul mio canale.